con l'obiettivo di favorire una cultura dell'incontro attraverso la conoscenza di coloro che giungono nel nostro territorio da altri paesi, si svolge sabato prossimo al Lido la Festa dei Popoli. Sono diversi i popoli rappresentati a Fano e nel territorio circostante. Vi sono immigrati che sono giunti dall'Europa dell'Est, dall'Africa continentale, da quella mediterranea, dall'Oriente e dall'America Latina, ciascuno con il proprio bagaglio di cultura, di tradizioni, di ricordi e desideri di costruirsi un futuro migliore. La Festa dei Popoli vuole essere un'occasione sia per i fanesi che per gli stessi immigrati di apprezzarsi l'un l'altro e di arricchire tramite il confronto e l'integrazione le loro conoscenze. La festa, che viene organizzata come una vera e propria festa con canti, balli e spettacoli, propone anche momenti di riflessione. Ce ne parla Don Sandro Messina, direttore regionale dell'Ufficio Pastorale Migrantes. Questa non conoscenza comporta ovviamente l'aumento dei pregiudizi. Ne cito solo uno: tutti ritengono che la maggior parte dei migranti, degli immigrati, sono magari di religione musulmana, che vengono qui per togliere le nostre tradizioni. Tutto questo nella conoscenza interpersonale non è assolutamente vero. E poi i numeri ci dicono altro: la maggior parte degli immigrati in Italia sono di religione cristiana. Io penso che un problema vero in Italia in questo momento non è l'immigrazione, ma è l'emigrazione. Il numero degli immigrati italiani è superiore al numero degli immigrati. E questo è il vero problema, lo fa scappare i nostri giovani, anche perché quelli che vanno via sono minimo diplomati, per non parlare del gran numero di laureati, ricercatori, eccetera. Diciamo qual è il programma. Bene, sì, iniziamo alle 9 con con il torneo di calcetto che abbiamo voluto intitolare alla Barbara Zenobi, una nostra volontaria. Poi la parte centrale della festa, vogliamo accendere i riflettori su questa problematica delle seconde generazioni. Quindi seconde generazioni, quale futuro senza cittadinanza? Per far tornare gli italiani di seconda e terza generazione in Italia. È l'augurio che anche i nostri immigrati possano avere fra qualche anno le stesse attenzioni. Poi entreremo nel vivo nel tema con la presenza di Mohamed Kenawi, che è il regista del documentario Tantan Basket, e la presenza di Sonny Olumati, nato in Italia, 32 anni, ancora per problemi burocratici non riesce ad avere la cittadinanza. Poi conclude il Vescovo Armando, poi stand gastronomici, un momento di festa con canti e danze. E tutto questo dalle 16 in poi? Alla tenso struttura del Lido, quest'anno abbiamo cambiato luogo. E in caso di forte maltempo ci spostiamo al centro pastorale in via Roma 118. Oggi la Festa dei Popoli è stata presentata nella Sala della Concordia del Palazzo Comunale anche dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini. Del fenomeno immigratorio del nostro territorio, dove i due terzi, ricordiamolo, sono donne, la stragrande maggioranza sono donne dell'Est che viene nel nostro territorio per occuparsi di lavori di cura, e questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché questo, molto spesso i loro lavori sono lavori che fanno quasi esclusivamente loro. E questo ci ha dato la possibilità sia di conoscere meglio questi fenomeni sia di entrarci in dialogo.